Scrivere un libro non è mai una cosa semplice, e si richiede un commento sul lavoro che magari è durato mesi ed è costato fatica. Ma in questo caso, Occhi Lucidi è un libro che chiede un commento, chiede di essere recensito. Occhi Lucidi è un sequel, è il sequel di A Piedi Nudi. Quindi continua a raccontare la storia della protagonista. Di solito i sequel non rispondono quasi mai alle aspettative, perché chi ha letto la prima parte della storia ha delle grandi aspettative, per cui è quasi impossibile riuscire a catturare nuovamente l'attenzione. Claudio Secchi in questo libro ci riesce. Ci riesce perché fa evolvere Giselle. E ci continua ad accompagnare in questo tratto, in questo percorso della sua vita, che la vede sempre comunque bersagliata dalle calamità, dalle problematiche proprio dell'adolescenza a questo punto, perché lasciamo Giselle che si affaccia all'adolescenza e la ritroviamo quasi diciottenne in situazioni che comunque ancora una volta la mettono a dura prova. Allora, la prima cosa da notare in questo libro è sicuramente lo stile, perché Claudio Secchi in questa continuazione, in questo evolversi di Giselle, continua a mantenere il suo stile e la sua propensione per il thriller, perché comunque è una nota sua caratteristica, quella di scrivere in maniera da lasciare il lettore col fiato sospeso. Però è anche vero che c'è un'evoluzione ancora maggiore perché Occhi Lucidi diventa una sorta di thriller emotivo, perché è il thriller della crescita emotiva di Giselle, che nonostante abbia sempre grossi problemi sia all'interno di se stessa, ma sia all'esterno, perché ci saranno tutta una serie di eventi che non è il caso raccontare perché si toglie la sorpresa, ma degli eventi abbastanza duri e forti con i quali lei si dovrà confrontare. Nonostante questo, il thriller e la suspense è dovuta non tanto agli eventi esteriori, ma all'attesa della crescita emotiva, del suo sviluppo caratteriale e di personalità. Questa forma di thriller emotivo è una forma, secondo me, abbastanza nuova, perché non si appoggia solo ed esclusivamente a ciò che viene raccontato, ma si appoggia a ciò che non viene raccontato, a ciò che è dentro Giselle. E nello stile di scrittura, anche questa volta, Claudio Secchi è riuscito a trovare quella chiave, quella nota in più che permette di entrare dentro Giselle e condividere le sue emozioni e le sue paure, ma condividerne anche i suoi entusiasmi, ecco, le sue aspettative, perché Giselle, nonostante non si aspetti nulla, è ricca di aspettative, nonostante continui a pensare che la vita non possa riservarle nulla, lei si aspetta che il futuro comunque si apra a delle possibilità. E non è un caso che si apre all'affettività. Quella Giselle che noi avevamo lasciato alla fine di A Piedi Nudi, sconvolta, molto provata dalla mancanza d'affetto, dal fatto che gli affetti gli erano stati rubati, riesce a trovare dentro se stessa la forza di riaprirsi agli affetti, la forza di credere che ci sia una possibilità anche per lei, ma non è, ripeto, una possibilità concreta, è una possibilità emotiva ed è importantissimo. È un libro che si legge proprio per scoprire cosa succederà, ma non come eventi, ma come sviluppo di questa ragazza. Questa ragazza è diventata un'amica, no? È diventata quasi la nostra vicina di casa. La ragazza che incontriamo tutti i giorni e di cui non sappiamo i tormenti interiori. Ed è diventata anche tutti noi, perché è diventata la ragazza che prima lotta per vivere e adesso lotta cioè per sopravvivere, scusate. Cioè, lei, Giselle, a Piedi Nudi lotta per vivere. Nel momento in cui entra
nel secondo capitolo, insomma, della sua vita, lei lotta per vivere, per fare della sua vita qualcosa di importante, per fare della sua vita qualcosa di importante a livello affettivo ed emotivo. E così la ritroviamo aperta alla fine ad una possibilità in più. Ed è veramente tutto da leggere e da scoprire per trovare all'interno di questo racconto qualcosa che forse abbiamo perso di noi, che è anche la capacità di riuscire a credere che una possibilità emotiva, affettiva, emozionale, c'è per ognuno di noi, anche quando le delusioni sono più forti di qualunque nostra aspettativa.